su un cartoncino autobiografico distribuito ai confratelli sacerdoti, Don Francesco Gadaleta, classe 1925, ha racchiuso i suoi 70 anni di sacerdozio, ordinato da Monsignor Achille Salvucci il 10 luglio del 1949. Nei lunghi anni di sacerdozio ha sempre meritato ampia fiducia e considerazione da parte dei vescovi e da parte della gente. L'intervista di Luigi Sparapano. Allora, Don Francesco Gadaleta, 94 anni, 70 anni di sacerdozio, potremmo dire diversamente giovane. Diciamo. Ecco, come vedi questa tua vita, questi tuoi anni lunghi, intensi? Diciamo una gioventù che è dentro, non fuori. Dentro perché sempre, sempre il Signore mi ha dato la gioia di poter essere aperto ai problemi che ci sono. Non mi sono mai chiuso dentro, ho sempre sentito questo bisogno di aprirmi, quindi di studiare, di leggere, di apprendere tutto, perché volevo stare sempre con i tempi praticamente. E lo faccio ancora oggi, questo, diciamo, per me il giornale non si può lasciare, assolutamente. Ti voglio chiedere invece, guardando in tutti questi anni ai nuovi sacerdoti, le nuove generazioni, ecco, che cosa vedi di positivo e magari che cosa vedi anche di preoccupante nella formazione dei giovani sacerdoti? Diciamo che è chiaro che la diversità è delle persone praticamente, non si può fare un discorso uguale con tutti. Certamente mi vorrei vedere non soltanto sul piano culturale, che sono molto bravi, ma sentire parlare, rimango anche io un pochino ammirato per questo. Ecco, una nazione pastorale non è uguale per tutti, quindi molti fanno benissimo e sono contento di alcuni che veramente fanno bene. E questo, diciamo, mi porta una gioia immensa. Quando vedo invece una certa quasi, diciamo, trascuratezza nella vita, diciamo, parrocchiale o altro, soffro perché io ero abituato alla consacrazione totale del prete. Quando andai a San Bernardino, il primo giorno disse: ricordatevi, questa è la mia famiglia, non c'è altra famiglia che questa qui, quindi io starò sempre qui dentro. Nella conclusione della messa hai fatto riferimento a quanto è accaduto a Molfetta in questi giorni. Hai detto dobbiamo soffrire per l'omicidio e poi per i fatti dell'ospedale. Ecco, che cosa senti di dire? Qual è l'augurio che noi facciamo a te gli auguri, ma tu che augurio ritieni di fare alla città di Molfetta? Più che la città, ogni singolo molfettese deve amare la propria vita, deve poter servire veramente agli altri, non fare il proprio comodo e stracomodo, poter pensare a se stesso. Uno che ha un ufficio, una missione, la deve compiere bene, perché se la compie bene la città va meglio. Ma se uno invece, uno che usurpa quasi il proprio lavoro, fa tante altre cose, questo è inammissibile, è immorale, non si può andare avanti con questa immoralità, non si può. Hai detto che non è nemmeno la politica che può cambiare le cose, ma ciascuno di noi. Ciascuno di noi e i punti di formazione, qui le parrocchie dovrebbero essere diverse le parrocchie, perché se non formano i ragazzi piccolini, non formano i giovani, non avremo nemmeno una chiesa domani. Questo dovrebbe sentire come proprio un fatto impellente dentro i nostri sacerdoti giovani. Non devono abbandonare mai i ragazzi e i giovani, devono stare vicino a loro, dentro, alla loro vita devono stare. Questo, diciamo, mi addolora. E alla diocesi intera di Molfetta, Ruvo Giovinazzo Terlizzi, cosa auguri? L'augurio è che le istanze l'istanza che oggi c'è in Italia, nella Chiesa italiana, siano accolti veramente bene e quindi che possano dare tutto il proprio contributo per far crescere la Chiesa in quest'amore a Cristo, in quest'amore alle proprie città. Grazie, tanti auguri. Grazie.